come valutare, progettare, osservare, documentare le attività di educazione civica. La sperimentazione di educazione civica come attività non materia trasversale a tutte le discipline pone problemi già emersi nel primo anno di sperimentazione nei diversi ordini di scuola. Non posso lavorare in modo trasversale perché mancano spazi orari e i colleghi non sono abituati. Ma che valutazione posso fare nel primo quadrimestre se il progetto è nella seconda parte dell'anno? Cosa c'entra il voto di educazione civica con quello della mia materia e con quello di condotta? Dall'esperienza del primo anno emerge la difficoltà di alcuni gruppi di docenti nel progettare insieme, valutare e documentare un'attività che in ogni ordine di scuola non è più disciplinare e sommativa, ma collegiale e formativa. Proponiamo un percorso dialettico aperto che parta e si adegui all'esperienza dei partecipanti, che accompagni la progettazione, osservazione e valutazione delle attività nel momento della loro ridefinizione in autunno, con riflessioni, indicazioni di metodi, messa a disposizione di strumenti contestualizzati. Un percorso collegiale anche nelle scuole meno abituate, con meno spazi orari, un lavoro inevitabilmente per competenze di cittadinanza, non una somma o un assemblaggio di contributi delle varie materie. La valutazione deve essere formativa e per competenze che devono già essere presenti nella progettazione, poi osservate con strumenti comuni e valutate in modo collegiale, escludendo qualsiasi forma di valutazione disciplinare e sommativa e qualsiasi confusione col voto di comportamento, perché sono legate alla partecipazione e al contributo al progetto comune. È una sfida a ripensare i modi di lavorare e valutare che ci viene dall'educazione civica.